Salve ragazzi, benvenuti a questa luminosa puntata del TG Games Limited, puntata molto ricca oggi ragazzi, abbiamo un sacco di novità, anche notizie di giochi in uscita futuri, ma cominciamo come ogni settimana da Limited Run perché qualche giorno fa ormai vi ho fatto la testa grande così, sono stati aperti i preordini di Mother Russia Blitz, lo sapete tutti. Ma prometto che questa è l'ultima volta che parliamo di questo gioco, perché non dovesse uscire un seguito, chissà. Comunque, 23 giugno sono stati aperti i preordini di Limited Run, io mi sono ordinato la mia copia, ma a sorpresa Limited Run ha messo in preordine un altro gioco che comunque abbiamo già visto nelle scorse puntate. Infatti, oltre a Mother Russia Bleed, ha messo in preordine anche Samurai Showdown Neo Geo Collection, questa compilation che contiene tutti i capitoli di questo bellissimo picchiaduro alle armi bianche sviluppato da SNK su Neo Geo. Sono usciti 5 capitoli più un paio di special, più in questa compilation ci sarà anche una esclusiva che non era uscita nelle versioni né da sala giochi né per la console Neo Geo e che troviamo invece in questa compilation. Compilation che è distribuita da Limited Run nella versione Classic Edition un po' diversa da quella distribuita già da Pixel Love. Infatti questa è la versione americana con la scatola più normale, diciamo. Avrà una cover intercambiabile con doppia copertina, sia con l'originale copertina di Samurai Showdown 1 per Neo Geo, che quella nuova con la copertina di Samurai Showdown Neo Geo Collection. È disponibile sia nella versione PlayStation 4 che nella versione Nintendo Switch. Vi lascio sotto il link per poterlo preordinare. Io avevo già ordinato questa Classic Edition versione Nintendo Switch da Pixel Love e adesso mi sono preso la Classic Edition per PlayStation 4 perché è numerata e siamo arrivati, se non sbaglio, al numero 7. Io per ora mi sono arrivati i primi 3, anche se manca il 3, il primo, il secondo e il quarto. Comunque voglio completare questa collezione, ma attenzione ragazzi perché pomeriggio apriranno i preordini per i nuovi giochi e uno dei nuovi giochi è proprio un gioco SNK, ovvero Metaslug Double X, questo capitolo sviluppato apposta per PlayStation 4 che vi permette di utilizzare tutti i mezzi di tutti i capitoli di Metaslug più tutti i personaggi, con in più anche i personaggi di The King of Fighters del gruppo dell'Ikari Team, con Ralph, Clark e Leona utilizzabili proprio nel gioco. Poi ci saranno tantissime missioni, più di 40 missioni selezionabili, si potrà giocare anche online con un vostro amico, insomma tante cose in più in questa versione speciale per PlayStation 4 che uscirà nella versione normale fisica qui da Limited Run e nella Collector Edition. Quindi ragazzi, niente Classic Edition, mi aspettavo una Classic Edition di questo gioco, invece niente Classic Edition o versione normale o Collector con la spille di tutti i personaggi e del caro armatino di Metaslug insieme ad altri contenuti. Ma non finisce qui perché pomeriggio si potrà prenotare un altro gioco, questa volta per Nintendo Switch. Si tratta di Jay and the Silent Bob Mall Brawl, questo gioco che abbiamo già visto in passato. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento con grafica e sonoro 8-bit. Comunque molto bello questo picchiaduro nonostante questa grafica molto retro, perché all'interno troverete di tutto, veramente comico e divertente il gioco. È già uscito nella versione proprio per Nintendo NES tempo fa, prenotabile anche qui da Limited Run, e adesso esce la versione fisica per Nintendo Switch che si potrà prenotare sia nella versione normale, liscia, con scatola e cartuccia, e sia nella Classic Edition. Qui sì, hanno fatto la Classic Edition di questo gioco con scatola in stile Nintendo NES, con la sovracartuccia, quella di cartone, all'interno il gioco nella versione fisica. Anche di questo vi lascio sotto i link per poterlo preordinare. Ma non finisce qui perché hanno annunciato anche un nuovo gioco che uscirà martedì 30 giugno. Si tratta di un gioco sviluppato da terzi ma distribuito da Limited Run. Questo gioco sarà sviluppato da Marvelous e si tratta di Senran Kagura Reflections, che a differenza
per Nintendo Switch, che a differenza di tutti gli altri capitoli che abbiamo visto su PlayStation 4 e Nintendo 3DS, non sarà un picchiatura scorrimento, ma è un gioco che tutti i maniaci non possono lasciarsi sfuggire. Infatti è una specie di graphic novel dove voi dovrete cercare di conquistare le protagoniste del mondo di Serran Kagura con le loro, diciamo, forme molto prosperose, facendo massaggi e cose maniache del genere. Insomma, un gioco molto particolare, però attenzione ragazzi, perché costerà la bellezza di 50 cucuzze, quindi ragazzi, 50 euro per questo gioco, quindi quasi un prezzo di un gioco AAA, quindi non pochi euro. Non è una collection, la versione normale avrà la cover reversibile. Comunque ragazzi, chi la vuole, vi lascio anche il link di questo. Ricordatevi che i preordini avranno il 30 di giugno. Poi passiamo a Red Art Games, perché ieri hanno aperto i preordini per un nuovo gioco molto attivo in questo periodo. Red Art Games è un gioco per PlayStation 2 che si chiama Metal Gal, che praticamente è un classico platform a scorrimento orizzontale molto simile a Mega Man per Nintendo NES. Anche qui si potranno utilizzare varie armi, proprio come Mega Man. È molto simile questo gioco. Il gioco è disponibile nella versione fisica per PlayStation 4, come al solito da Red Art Games, con la sovracover di cartone, e vi lascio il link per chi volesse preordinarlo. Poi passiamo a Nis America, che ha aperto i preordini per tre nuovi giochi. Il primo è Mad Rat Dead, ed è un platform a scorrimento orizzontale classicissimo, con una grafica molto fumettosa, sembra infatti quasi un fumetto in movimento, tutto disegnato a mano, dove il protagonista è un topo che deve cercare di superare il livello entro un certo tempo, se no ci rimarrà secco, perché non ho capito bene se ha un problema di cuore o se a furia di correre si stanca e quindi muore di stanchezza, non lo so, qualcosa del genere. Comunque è molto divertente questo gioco. È disponibile da Nis America sia nella versione normale, che comunque potete trovare da tutti i negozi, che nella Collector Edition, che invece è prenotabile solo qui dal sito di Nis America. Vi lascio il link per prenotare la versione che volete. È disponibile sia per PlayStation 4 che per Nintendo Switch. Poi hanno aperto i preordini per due giochi di ruolo, ovvero Is 9 Monstrum Nox, nuovo capitolo di questo gioco di ruolo nato ai tempi di Nintendo NES, che adesso arriva su PlayStation 4 e Nintendo Switch con questo nuovo capitolo che si è trasformato da JRPG in action RPG, quasi un musou con scontri con boss finali, super mosse, insomma. Gioco molto particolare, tutto 3D con visuale da dietro il vostro personaggio. È disponibile, prenotabile dal sito di Nis America, sia nella versione normale che anche qui nella Limited Edition, con tanti gadget interessanti. E tra l'altro sono disponibili anche le t-shirt e la felpa del gioco per chi volesse preordinare. Vi lascio il link per poter prenotare la versione che più vi piace, oppure anche le t-shirt oppure la felpa. E poi hanno aperto i preordini per un altro gioco di ruolo che si chiama Fallen Legion Revenants, gioco di ruolo più classico, quasi strategico, con incontri a turni e grafica stile platform a scorrimento orizzontale, quindi c'è questa visuale a scorrimento orizzontale. Anche gli incontri sono con visuale uguale ai platform a scorrimento orizzontale. Insomma, è un gioco comunque molto interessante, disponibile anche questo per PlayStation 4 e Nintendo Switch, sia nella versione normale che nella versione da collezione, che si chiama Exemplary Edition, e che potete preordinare qui dal sito di Nis America. E visto che sono buono, oggi vi lascio un buono sconto a chi di voi è più veloce, che vale per questi ultimi due giochi, sia nella versione normale che nella versione da collezione, oppure anche per le t-shirt e la maglia. Qui sotto metto il codice, poi ve lo lascio anche sotto nelle descrizioni. Chi è più veloce si fa 5 sterline, che poi sono 6-7 euro di sconto. In pratica non paghi le spese di spedizione per poter acquistare uno di questi due giochi oppure di questi gadget. Passiamo poi a Strictly Limited, che ha annunciato il prossimo gioco prenotabile, che è veramente interessante. Si tratta infatti di Space Invaders Invincible Collection per Nintendo Switch, questa compilation
che contiene praticamente tutti i giochi di Space Invaders usciti nel mondo e a partire dal primissimo Space Invaders del 1978, disponibile sia con la grafica verde che con la grafica colorata. Poi troviamo Space Invaders Part 2, anche questo per arcade, Lunar Rescue, anche questo nella versione arcade, Space Cyclone, anche questo nella versione arcade, sono le versioni un po' alternative di Space Invaders. Poi troviamo anche Mystic 12 The Space Invaders Part 4, quindi il capitolo 4 di Space Invaders, anche questo della versione arcade. Poi troviamo Super Space Invaders 91, bellissimo questo gioco, ho giocato tantissimo nel cabinato, anche questo in versione arcade. Space Invaders DX del 1994, anche questo per arcade. Arkanoid vs Space Invaders, che uscì invece su iOS e Android, che adesso potremo giocarci su Nintendo Switch nel 2017 uscì. E poi i nuovissimi Space Invaders Extreme, che uscì su PC nel 2018, e l'ultimissimo Space Invaders Gigamax 4 SE, che è uscito proprio su Nintendo Switch. Quindi tutti questi giochi tutti insieme all'interno di questa compilation, sarà disponibile la Collector Edition, la Strictly Limited del gioco, e i preordini partiranno il 28 giugno, quindi fra un paio di giorni. Non è ancora disponibile il link, quindi non ve lo posso mettere sotto, quindi ricordatevi, il 28 di giugno saranno aperti i preordini per questa bellissima compilation. Io sono un grande fan di Space Invaders, ripeto, il mio preferito è Space Invaders 91, che mi piace veramente tantissimo. C'erano le mucche che venivano portate via, bellissimo questo gioco. Solo per questo la prenderei comunque tutta la compilation, quindi ragazzi ricordatevi, 28 di giugno. Poi passiamo a Special Reserve Games per parlare di Mother Russia. Sto scherzando ragazzi, ho detto che non ne parliamo più. Parliamo invece di due nuovi giochi, infatti ci hanno già preannunciato quali saranno i prossimi giochi che si potranno preordinare, ancora non si sa quando, non si sa in che versione, non si sa niente, si conoscono solo i giochi. Si tratta di Carry On, un gioco molto particolare perché vi mette nei panni di una specie di Venom, sembra un Venom che va a infettare persone, animali, e diventa sempre più grosso. Intanto deve cercare di scappare dai nemici che cercheranno di ucciderlo. Ha questa grafica in stile 16-bit che ricorda tantissimo Alien 3 per Sega Mega Drive, Super Nintendo, bellissimo gioco. Più o meno lo stile è quello, solo che siete voi l'alien e sono i nemici che cercheranno di ucciderli. Molto molto interessante, arriverà prossimamente da Special Reserve Games. Altro gioco annunciato, sempre per Nintendo Switch, è Ruiner. Ruiner invece mi pare che è già uscito su PlayStation 4 e adesso arriverà nella versione Nintendo Switch. Questo è un altro gioco molto interessante. È uno shooter con visuale isometrica in stile Diablo. È ambientato in un mondo cyberpunk molto interessante sia per la grafica sia per la musica. Questa musica in stile Daft Punk, molto techno, veramente bella. Bello anche il gioco, cercherò di prendermeli tutti e due. Anche questo annunciato, ancora non si sa nulla quando uscirà. Comunque, quando sarà vi avviserò. Poi passiamo a Geek Store, questa catena che ogni tanto vende dei giochi in esclusiva, che ha aperto i preordini per un gioco che per il momento l'ho visto solo lì, quindi penso che sia un gioco in esclusiva. Si tratta di ReZero Strutting Life in Another World, The Prophecy of the Throne, il titolo lunghissimo per questo gioco di ruolo in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch in questa versione da collezione con tanti contenuti, tra i quali delle spelline. Il gioco è ispirato all'anime omonimo, non l'ho mai visto, quindi non vi so dire di cosa tratta. Comunque sarà un classicissimo JRPG con grafica però tridimensionale, moderna, quindi con visuale da dietro al vostro personaggio. Molto interessante, vi lascio il link per chi volesse preordinarlo. Poi passiamo a due campagne Kickstarter. Una che purtroppo vi volevo avvisare prima di questa campagna perché è stato messo in, diciamo, ordine per chi voleva, un bellissimo gioco con protagonista anche qui un topo. Si chiama Curse of the Sea Rats, è
più interessante dell'altro gioco che abbiamo visto in Miss America. Infatti qui il vostro topo sarà praticamente un pirata e dovrà affrontare le sue avventure. Anche qui abbiamo uno stile platform a scorrimento orizzontale, ma lo stile grafico è molto più bello, più stile un cartone animato della Disney. Tra l'altro ci sono delle bellissime intro, bellissime animazioni e quasi un picchiatura a scorrimento, però su piattaforme. Molto bello il gioco, è disponibile, comunque sarà disponibile la versione digitale perché il gioco ha raggiunto il suo obiettivo, ma dentro la campagna erano prenotabili le Collector Edition per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Fino a due giorni fa la versione PlayStation 4 era già terminata, ma era ancora disponibile la versione Nintendo Switch. Purtroppo oggi non è disponibile nessuno delle due, però ci sono altre versioni disponibili, quindi se qualcuno la vuole vi lascio comunque il link della campagna, perché comunque è un gioco molto interessante. Chissà se poi il gioco verrà prodotto comunque in versione fisica da qualche catena, sicuramente da tenere sott'occhio. La seconda campagna Kickstarter invece proviene da First Press, perché First Press realizzerà le versioni fisiche di un nuovo gioco per Famicom, ragazzi, niente di meno che per Famicom, il NES giapponese, che si chiama Project Blue ed è un shooter a scorrimento orizzontale in stile platform, anche questo tipo Mega Man, molto colorato, sembra abbastanza complesso come gioco per Famicom, ed è disponibile ancora la campagna. Si può preordinare la versione fisica proprio del gioco con la cartuccina azzurra, oppure la Collector Edition nello stile di First Press con queste copertine in stile libro. Quindi ragazzi, vi lascio il link anche di questa campagna per chi volesse preordinarlo. Finiamo questa puntata parlando di alcune notizie più o meno classiche, quindi notizie, annunci di giochi in arrivo. Naturalmente l'avrete già visto tutti, è stato annunciato Crash Bandicoot 4 It's Another Time, questo nuovo capitolo, quarto capitolo in arrivo su PlayStation 4. Questo nuovo capitolo avrà comunque un'impostazione simile a quella dei capitoli precedenti, quindi con fasi in cui si correrà nello sfondo cercando di saltare gli ostacoli, e fasi in stile platform normale. Avrà tutta una storia nuova, nuovi personaggi, molto interessante, grafica carina. Il gioco hanno già aperto i preordini da Amazon, quindi vi lascio sotto il link per chi volesse preordinarlo. Poi altro gioco annunciato è Bloodstained Curse of the Moon 2 per PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione con grafica stile 8-bit di Bloodstained non è quello con la grafica poligonale, ma è quello con la grafica tipo il primo Castlevania, che abbiamo visto anche in varie versioni da collezione. È stato annunciato il secondo capitolo e quindi sicuramente questo lo vedremo dal Limited Run, perché il primo capitolo era stato venduto proprio dal Limited Run in versione fisica, quindi aspettiamoci presto anche la prenotazione di quest'altro gioco da Limited Run. Poi è stato annunciato l'arrivo di un gioco che a me piacque tantissimo, ovvero Alice Madness Returns, questo picchiaduro a scorrimento tridimensionale ambientato in un mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, però super violento, con tutti i personaggi super violenti, tanto sangue. Anche Alice è più violenta con i suoi coltellazzi, più violenta che mai. Insomma, un gioco molto interessante che uscì su PlayStation 4, Xbox 360 e PC, e che adesso ritornerà in una versione con grafica completamente rifatta su PlayStation 4. Ci sono già, come vedete, delle immagini di gioco, quindi il gioco pare che sta venendo bene. Aspettiamoci solo l'annuncio per sapere quando uscirà. Poi arrivano due annunci da Taito. Infatti è stata annunciata una nuova compilation di Darius che si chiama Darius Cosmic Revelation e arriverà quest'estate su PlayStation 4 e Nintendo Switch, e conterrà alcuni dei capitoli in 3D che uscirono di questo sparatutto, tra i quali G-Darius HD e Darius Blast AC e X Plus. Insomma, ancora non sono stati annunciati tutti gli altri capitoli, comunque questa compilation veramente interessante. Ripeto, si tratta sempre di uno shooter a scorrimento orizzontale classico, però la grafica è tutta poligonale, con i capitoli con la grafica poligonale usciti dal Sega Saturn PlayStation 1 in poi. Insomma,
comunque titoli interessanti per i collezionisti e per gli amanti di shooter, e sicuramente questo arriverà come per gli altri capitoli da Strictly Limited, e sicuramente avremo una Collector Edition anche per questa compilation. Ci sarà sicuramente anche una Collector Edition nella versione giapponese del gioco. E poi è stata annunciata la versione PlayStation 4 di Puzzle Bubble for Friends, uscito prima in esclusiva su Nintendo Switch, adesso non è più in esclusiva e arriverà anche su PlayStation 4, e anche di questo probabilmente vedremo una Collector Edition da Strictly Limited. E con questo, ragazzi, è tutto. Come avete visto, tantissime notizie quest'oggi. Ci vediamo venerdì prossimo con la nuova puntata del TC Games Limited. Attenzione, perché prima della puntata TG Games Limited ci saranno la puntata delle uscite videoludiche, probabilmente lunedì, e poi verso mercoledì ci sarà la puntata degli ultimi arrivi. Quindi, ragazzi, questa prossima settimana sarà ricca di video. Per ora è tutto, ragazzi, e alla prossima. Ciao ciao! Ma prometto che questa è l'ultima volta che ne parliamo di questo gioco. Classic Edition con cover reversibile. Samurai Showdown Neo Jack per poterlo perdonare. Poi passiamo a Red Dart Games, che ieri ha aperto i preordini per Super Spades e quindi non so cos'è Disney, diciamo, più tipo un non sono i capitoli con la grafica tutti sale, quindi molto interessante, e quindi il cazzo che mi frega.